Allora, Daniele Lavia, dopo la vittoria con l'Argentina nei quarti di finale, accesso alle semifinali di questa Volleyball Nation League, sarà Italia-Stati Uniti domani alle ore 20, una partita importante già vista in questa VNL, ma ora la squadra è diversa, il tempo è diverso e la posta in palio è diversa. Beh, sicuramente ci siamo conquistati questa semifinale, è bella da giocare, tutte le semifinali sono complicate, questa qua forse ancora maggiormente perché gli Stati Uniti sono una squadra importante, una squadra forte, molto impegnativa da affrontare. Noi abbiamo fatto un percorso di 3 tappe, di 3 settimane, dove abbiamo cambiato tanto durante questo percorso, appunto, quindi arriviamo con maggior consapevolezza del nostro gioco, dei nostri mezzi e cercheremo di mettercela tutta. De Giorgi ha chiesto dall'inizio di maggio a questo gruppo allargato appunto questo percorso di crescita che passerà per la VNL, poi per gli europei e poi per il preolimpico. Alla luce di questo primo mese e mezzo, insomma di queste prime 3 week di VNL, i quarti con l'Argentina, a che punto credi sia questa Italia? Beh, siamo all'inizio perché comunque non stiamo da tanto tempo insieme, abbiamo giusto un mesetto in cui abbiamo lavorato, possiamo fare sicuramente molto di più. Abbiamo lavorato in maniera un po' interrotta perché comunque abbiamo avuto 2 o 3 giorni di collegiale, poi giocavamo. Sicuramente le nostre partite ci sono servite tanto proprio a livello di costruzione del nostro gioco, di riprendere alcuni meccanismi e di questo ne siamo convinti. L'estate è ancora molto molto lunga, c'è tanto di bello e di importante da giocare, quindi abbiamo la voglia e la forza di cercare di migliorare e di combattere su ogni palo. Alla luce di quanto detto, insomma, tanti ragazzi coinvolti dal mese di maggio nel gruppo allargato, tanti anche gli esordienti, tanti giovani, possiamo considerare Daniela Lavia uno dei veterani di questo gruppo. Insomma, raccontaci un po' il rapporto con i nuovi arrivati, con questo gruppo allargato, con i giovani. Beh, io, ma che veterano, io sono giovane ancora. Il rapporto è sempre quello di cercare di aiutare questi giovani, questi nuovi innesti ad entrare nel miglior modo possibile nel gruppo. Non è difficile perché noi siamo un gruppo semplice, un gruppo che ha voglia di stare bene insieme. Quindi noi diciamo che siamo quelli un po' più. Con un po' più di tempo all'interno di questo gruppo cerchiamo di aiutarli nell'approcciare nel miglior modo possibile gli allenamenti, le partite, qualsiasi, anche un semplice consiglio può a loro aiutare, quindi cerchiamo di fare il massimo per cercare di integrarli nel miglior modo possibile. Per chiudere, hai ripetuto più volte la parola noi in questa intervista, nelle tue parole, insomma, forse è proprio questa la chiave di questo gruppo, di questo ciclo. Beh, sicuramente, io da quando abbiamo iniziato questo percorso che continuo a dire che la chiave di questo gruppo è appunto il gruppo stesso. Stiamo bene insieme, lavoriamo bene, vogliamo ognuno il meglio per l'altro, siamo veramente 20-25 giocatori che danno il massimo ogni volta che sono chiamati in causa, quindi questo sicuramente aiuta tutti i membri del gruppo.